Io sono Davide Giovanni, oggi siamo qui in un nuovo video tutorial. Per l'esattezza stiamo parlando di una farm di bambù che vi permetterà di ottenere fino a 10.000 pezzi di bambù in una singola ora. Un'enorme quantità di bambù che vi permetterà di craftare tutti i blocchi che volete e anche di utilizzarlo come carburante. Detto ciò, vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video, come c'è scritto anche sulla nostra fantastica farm, se ancora non l'avete fatto, e direi di iniziare subito a parlare di questa farm. Non è molto complessa, come vedete è una semplicissima macchina volante, di quelle più basiche in assoluto, con una parte per farla partire e un'altra per farla tornare indietro. Mentre invece qua sotto abbiamo il sistema di raccolta, fatto utilizzando dei minecart che arrivano poi in questa zona e scaricano il loro contenuto. Come vedete, questo sistema è quello tradizionale con i comparator e i repeater. Detto ciò, la farm non ha null'altro da spiegare, semplicemente quando i minecart sono carichi, arrivano in questa zona qua, questo meccanismo li ferma e gli permette di scaricare tutto il loro contenuto. Ovviamente potete fare lo storage grande come volete, potete anche upscalare questa farm anche di molto. La farm originale è di Kemond, ovviamente vi lascerò il suo video qua sotto in descrizione, e questi sono i materiali che ci servono per costruire questa farm. Potete usare qualunque blocco da costruzione, qualunque materiale derivato dalla terra, quindi va bene anche la cursed dirt o la grass, andrà bene qualunque tipo di slab. Le rotaie possono essere ottenute duplicandole con una farm di rotaie. Per quanto riguarda gli slime block, volendo potete usare anche i blocchi di miele, ma io personalmente ve lo sconsiglio fortemente perché molti pezzi di bambù potrebbero incastrarsi al di sopra della macchina volante al posto che essere fatti cadere. Lo storage che vi farò vedere in questo video è molto piccolo, ma ovviamente voi in base alle vostre esigenze potrete farlo grande quanto vorrete. Inoltre vi ricordo di nuovo che la farm è in grado di produrre fino a 10.000 pezzi di bambù in una singola ora. La prima cosa che dobbiamo fare è costruire un quadrato 27x12 in questa maniera qui, quindi 12 sul lato corto e 27 sul lato lungo. Prima di chiudere la piattaforma iniziamo a contare 7 blocchi dall'angolo della nostra piattaforma, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e create una trincea in questa zona qua, rompendo anche i blocchi che si trovano sotto i bordi della piattaforma, e andiamo a mettere una serie di torce di redstone in questa maniera qui. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e al settimo blocco creiamo la trincea e andiamo a mettere anche in questo caso le torce di redstone. Questo sarà il vostro risultato attuale. Fatto ciò, potete chiudere la piattaforma. Completata la piattaforma, andiamo nell'angolo in basso della nostra farm e creiamo una trincea profonda 2 blocchi. La trincea sarà più lunga da una parte di 2 blocchi rispetto alla piattaforma, e questa qua sarà la zona in cui andremo a mettere il nostro storage, mentre invece dall'altro lato finirà assieme alla piattaforma. Questo sarà il vostro risultato attuale. Fatto ciò, possiamo mettere una cassa in questa posizione qui e mettiamo gli hopper. Mi raccomando, per posizionare gli hopper dovete shiftarvi e dovete sempre puntare contro la cassa, contro l'hopper che avete davanti. Inoltre, se volete anche voi avere le indicazioni sul dove sono girati gli hopper, gli observer, i pistoni e via così, vi basterà scaricare la texture pack della Vanilla Twix, disponibile per Java e anche per la versione PC e telefono di Bedrock Edition. Fatto ciò, andiamo a posizionare un barrel sul primo hopper che punta contro la cassa che abbiamo messo. Poi saltiamo un hopper, barrel, saltiamo un hopper, un altro barrel, saltiamo un altro hopper, barrel, e continuiamo così fino alla fine della nostra farm. E infine sui barrel andiamo a mettere degli hopper. Questo sarà il vostro risultato. Dietro agli hopper andiamo a mettere dei comparator che sono puntati lontano dalla farm, quindi in questa maniera qui. E dietro ai nostri comparator andiamo a mettere dei blocchi. Mi raccomando, questi devono essere blocchi solidi, quindi in grado di far passare il segnale della redstone. A questo punto andiamo a mettere un blocco al di sopra dei nostri comparator, mi raccomando shiftati, un repeater che punta contro il blocco che abbiamo appena messo, una torcia sul blocco che viene puntato dal comparator, e infine un blocco anche sopra la torcia, ovviamente torce di redstone. Questo è l'aspetto della vostra farm. Per controllare che funzioni ci basterà metterci in questa posizione qui e lanciare degli item all'interno dell'hopper. Se quando lanciamo gli item il comparator si accende e si spegne il repeater, vuol dire che funziona. Se togliamo i blocchi, il comparator si spegne. Inoltre, per assicurarci che gli hopper siano tutti puntati correttamente, buttiamoci dei blocchi dentro
e se questi arrivano all'interno di questa cassa vuol dire che abbiamo messo gli hopper correttamente. Se mancano dei blocchi vuol dire che avete sbagliato a mettere gli hopper da qualche parte, dovete metterli correttamente. Ora andiamo a posizionare una power red rail su ognuno di questi hopper. Se le power red rail si accendono è un buon segno. Una rail normale dopo ogni power red rail in questa maniera qui, e dopo andiamo a mettere rotaie energizzate fino alla fine della piattaforma. Avendo messo prima le torce di redstone al di sotto della piattaforma, si accenderanno tutte le nostre rotaie. Arrivati all'ultimo blocco andiamo a fare la curva con le rotaie normali e torniamo di nuovo indietro con le power red rail. Arrivati alla fine vi basterà posizionare un blocco in questa posizione qui. Facciamo questa cosa per tutta quanta la nostra farm. La vostra farm avrà questo aspetto. Ora prendete gli hopper minecart e come vedete arriveranno alla stazione di scarico e ripartiranno indietro. Per vedere se tutto quanto funziona vi basterà buttare dei blocchi al di sopra del tracciato dei minecart, questi li raccoglieranno e una volta che arriveranno alla stazione di scarico, come vedete, si fermeranno e inizieranno a scaricare i nostri item. Andiamo nella zona dello storage, mettiamo una leva in questa posizione qui e poi dopo andiamo a mettere dei repeater che collegano quel blocco a tutti gli altri blocchi davanti. In questa maniera noi tirando questa leva andremo a spegnere tutti quanti i nostri sistemi. Come vedete i minecart si sono fermati tutti quanti. Mi raccomando di spegnere la farm ogni volta che vi allontanate dall'area della farm stessa. Se non lo fate i minecart potrebbero rompersi o fermarsi a metà strada all'interno del circuito e soprattutto la macchina volante si fermerebbe a metà strada e dovreste distruggerla e ricostruirla. Ora prendete i blocchi da costruzione e andate a fare questa striscia larga 3 blocchi e lunga fino alla fine della farm davanti ai minecart, ok? Davanti ai minecart, non direttamente sopra. Vedete che qua si vede il minecart fermo e la striscia inizia nel blocco davanti, in questa maniera qui. E facciamo la stessa cosa anche alla fine della nostra farm. Questo deve essere l'aspetto della vostra farm. Fatto ciò, andiamo a fare un outline attorno alla nostra farm, in questa maniera qui. Io adesso ho cambiato blocchi per farvi vedere meglio cosa intendo, ma voi ovviamente potete utilizzare gli stessi blocchi di prima, quindi dovete fare questo contorno attorno alla vostra piattaforma. Questo è l'aspetto che deve avere la vostra farm. Ora all'interno del rettangolo che abbiamo creato andiamo a posizionare dirt, curse dirt, grass oppure del moss, quindi del muschio. Fatto ciò andiamo nell'angolo della farm in cui si trova anche la nostra cassa. Contiamo 8 blocchi, 1 2 3 4 5 6 7, e all'ottavo blocco andiamo a mettere un blocco da costruzione in aria, quindi sollevato di un blocco rispetto alla piattaforma. Questo sarà il punto in cui partiranno le nostre macchine volanti. Fatto ciò, aiutandoci con dei blocchi temporanei, andiamo a mettere 3 blocchi da costruzione in questa posizione qui. Fatto ciò, andiamo a mettere un pistone normale in questa posizione qui e un repeater, quindi che punta contro questo blocco, e mettetelo a ritardo massimo in questa maniera qui. Fatto ciò, andiamo a mettere una leva in questa posizione qui, una torcia sul blocco dove abbiamo messo la leva e 2 punti di redstone in questa posizione qui. Accendendo la leva andremo a chiudere il pistone, spegnendo la leva andremo ad aprirlo. Fatto ciò andiamo a mettere 2 blocchi temporanei in questa posizione con un observer girato con il punto rosso contro il repeater e gli occhietti nella direzione della farm. Rompiamo questi 2 blocchi temporanei, poi con un blocco temporaneo andiamo a mettere in questa posizione qua un blocco di ossidiana o una cassa. Questo blocco servirà a fermare la macchina volante e può essere qualunque blocco che non può essere spostato dai pistoni. Ora andiamo a mettere un pistone appiccicoso in questa posizione qui, un blocco di slime davanti al pistone appiccicoso e un altro pistone appiccicoso che è attaccato allo slime. I 2 pistoni appiccicosi guardano in 2 direzioni opposte. Blocchi di slime fino ad arrivare a questo punto qui, quindi ne andiamo a mettere 5 e andiamo a mettere un blocco da costruzione in questa posizione qui. Poi facciamo la stessa cosa anche da questa parte, però mettiamo soltanto 4 slime perché il quinto ce l'avevamo già, e mettiamo un altro blocco da costruzione. Dobbiamo metterci in corrispondenza di questo pistone, girarci e andare alla fine della farm, e in questo punto qui, quindi un blocco prima della fine della nostra farm, in questo punto qui, in corrispondenza dell'altro pistone, andiamo a mettere un altro blocco di ossidiana in questa maniera qui. Fatto ciò mettiamo un blocco temporaneo sulla nostra ossidiana. Questo blocco temporaneo deve essere in corrispondenza del primo blocco di ossidiana che abbiamo messo, e andiamo a mettere un observer con il punto rosso rivolto da questa parte, quindi fuori dalla farm. Fatto ciò andiamo a mettere 3 blocchi da costruzione in questa maniera qui, rompiamo questo blocco temporaneo, andiamo per mettere
ripetemi in questa posizione qui a ritardo massimo, due pezzi di redstone su questi due blocchi e un pistone in questa posizione qui. Questo meccanismo serve a far tornare indietro la nostra macchina volante. Andando a mettere un blocco davanti al nostro observer, il pistone dovrebbe allungarsi dopo qualche secondo. Fatto ciò, prendiamo un altro observer e lo andiamo a mettere in questa maniera qui, quindi con gli occhietti che puntano questo pistone steso e il punta rosso che punta la macchina volante. E usando un blocco temporaneo andiamo a mettere un altro observer in questa posizione qui, sempre che punta verso il basso. Arrivati a questo punto, se tirate la leva, la vostra macchina volante dovrebbe partire. E una volta arrivata da questa parte, dovrebbe anche tornare indietro. Ovviamente, se fate una farm più larga, quindi con più macchine volanti, avrete anche bisogno di più sistemi di partenza e di ritorno indietro. Adesso spegniamo pure la farm. Come vedete, ora tornerà indietro. Mi raccomando, ogni volta che vi allontanate dalla farm, spegnetela prima e assicuratevi che la macchina volante sia ritornata alla sua posizione iniziale. L'ultima cosa che adesso dovete fare è piantare tutto quanto il bambù qua per terra. E l'ultima cosa che dovrete fare sarà chiudere la vostra farm di bambù. È importante chiuderla perché il bambù cresce molto in alto e questo potrebbe uscire fuori dalla farm quando viene distrutto dalla nostra macchina volante. Quindi bisognerà fare delle mura abbastanza alte. Inoltre dovete anche ricordarvi che il bambù per crescere ha bisogno di un livello di luce di 9 o superiore. Questo vuol dire che se fate la farm all'esterno, come ad esempio l'ho fatto io, di giorno il bambù crescerà, ma di notte, come vedete, c'è un livello di luce inferiore al 9, addirittura di 0 in questo caso, e quindi di notte il bambù non crescerà. Per rimediare a questo problema basterà ovviamente ogni tanto mettere qualche blocco luminoso, in modo da illuminare la farm e assicurarsi che abbia sempre più o meno un livello di luce pari al 9. Questo è molto importante, ad esempio, se fate farm sottoterra, quindi dove non è illuminato, e lasciando la macchina accesa e soprattutto facendo partire anche i Minecraft, mi raccomando, fate partire sempre entrambi, potremmo farmare fino a 10.000 pezzi di bambù in una singola ora, che per la maggior parte dei player è più che sufficiente. Quindi se questa farm vi è piaciuta vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video con tutti quanti i vostri amici. È molto probabile che i vostri amici abbiano bisogno di questa farm, ora che il bambù è diventato un materiale così tanto indispensabile. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti, di attivare la campanellina delle notifiche. Soltanto il 4% di chi guarda i video è veramente iscritto al canale, tutti gli altri guardano abitualmente i video senza essere iscritti. Se vi iscrivete non solo non vi perderete nessun contenuto, ma non vi perderete nessun contenuto, insomma, cioè, mi sembra già questa un'ottima cosa. Infine vi ricordo di passare anche da Telegram, Instagram e TikTok, dove posto un mucchio di contenuti extra, e di pregare la betulla, e tanti saluti.